Benvenuti a E tu? Hai paura? Storie di fatti inspiegabili. Una produzione di Robes. Frederick Myers, fondatore della Società per le Ricerche Psichiche, nella sua opera Human and Its Survival of Bodily Death, pubblicata nel 1903, definisce i fantasmi come una manifestazione di energia personale persistente, intendendo che sono manifestazioni legate a qualcuno che potrebbe effettivamente essere defunto. La cosa certa è che l'idea che i fantasmi siano tra noi è viva sin da tempi remotissimi e permane malgrado i progressi della scienza. Secondo i concetti di Myers, questa energia sarebbe rilasciata durante intensi momenti della vita di una persona o al momento della morte, e spesso si manifestano nel tempo ritrovando costante vigore grazie all'energia di chi ancora vive quel posto o alla forza stessa degli elementi che la circonda. La casa dei sette camini. La casa dei sette camini. Al numero 1 di Plaza de Rey di Madrid c'è una casa conosciuta col nome di Casa dei Sette Camini ed ora è la sede del Ministro dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport di Spagna. Questo nome deriva dai sette camini cilindrici visibili a tutti i passanti che hanno il coraggio di guardare verso il tetto del palazzo. Plaza de Rey è una piazza madrilena che risale al XV secolo e per molto tempo è stata la sede del mercato principale della città. Con l'unione delle corone di Aragona e Castiglia e l'unificazione della Spagna, infatti, nel 1561 la corte si trasferì a Madrid e Filippo II cominciò i lavori di rinnovo urbanistico della nuova capitale spagnola. La Casa dei Sette Camini, che all'epoca era un'incantevole casa di campagna che si affacciava da un lato sulla piazza, ancora periferica, e dall'altro su rigogliosi giardini lussureggianti e frutteti, risale alla fine del decennio successivo e fu eretta per volere di un cacciatore del re per sua figlia Elena, all'epoca, si dice, famosa per essere l'amante proprio di re Filippo II. Le fonti dell'epoca sono esigue e quindi non si può di certo indagare di più sulla faccenda, ma è noto che la giovane nobildonna spagnola fu la prima abitante della casa insieme al marito, un capitano dell'armata delle Fiandre appartenente alla famiglia dei Zapata, un'antica famiglia madrilena, che sposò appena l'edificio fu terminato. I due innamorati erano felici, ma questo idillio non durò a lungo. Poco dopo l'uomo morì durante la guerra delle Fiandre e lei fu trovata morta nella sua camera da letto. Tutti concordavano della sincerità del loro amore e per tutti era credibile che per il dolore avesse smesso non solo di uscire, come si usava in caso di lutto, ma anche di mangiare e dormire. Nessuno, però, credette che fosse morta di dolore, soprattutto i servi, che dicevano di aver visto i segni della lama di un pugnale sul giovane corpo, ma non si poté mai indagare sulla causa della morte. Il suo corpo sparì nel nulla, prima della sepoltura, e non fu più ritrovato. A incrementare il mistero ci fu la dipartita del padre, trovato impiccato nella stessa casa. Esistono tre versioni su come morì e tutte concordano sul fatto che non fu naturale. La prima ipotesi la vuole vittima di una cospirazione regale. Si diceva infatti che la bella Elena
fosse stata uccisa per volere di re Filippo II in persona, in quanto incinta di un figlio suo. Ovviamente, il re smentì l'accusa e anzi fece cadere i sospetti sul padre della giovane donna che avrebbe violentato la figlia. Interrogato e torturato, l'uomo fu costretto a confessare l'orribile azione e, disperato, si tolse la vita impiccandosi ad una trave di legno proprio in quella casa. La seconda versione vuole che la donna non si fosse reclusa da sola, ma piuttosto confinata dal re, in quanto il suo atteggiamento a corte, dopo la morte del marito, metteva in imbarazzo sua maestà di fronte all'intera aristocrazia spagnola. Filippo II, all'epoca, stava per sposarsi per la quarta volta e quando la donna, scappata dalla sua reclusione, lo raggiunse e lo invitò a partecipare al suo matrimonio con un uomo addescato per l'occasione, egli accettò e si offrì addirittura di fare da testimone alla cerimonia. Questa noncuranza per i suoi sentimenti la distrusse e subito dopo questa fantomatica cerimonia si sarebbe uccisa conficcandosi un coltello nel cuore. L'ultima versione, invece, non la vuole amante del re, ma piuttosto la sua figlia illegittima, rinchiusa per nascondere lo scandalo nella Spagna ultracattolica. La ragazza crebbe in precarie condizioni sia fisiche che mentali, tanto da impazzire, come si diceva fosse accaduto alla regina Giovanna, e suicidarsi pugnalandosi il giorno del suo 20° compleanno. A pochi mesi di distanza dalla morte, il fantasma della donna fu visto camminare sotto le stelle delle notti estive, proprio sul famoso tetto del palazzo. Chi l'ha visto parla di una figura eterea, una donna pallida in abito bianco, che vaga con una torcia in mano sul tetto del palazzo. La vedono toccarsi il petto dove il coltello fu affondato e cadere in ginocchio dinanzi a Palazzo Reale, dove, indisturbato, Filippo II regnava sulle terre dei suoi avi. Ci sono molti misteri che permangono su tutta questa storia, ma tuttora molti madrileni si avvicinano con un certo disagio alla casa dei sette camini. Sono poche le informazioni sulla vita mondana di quel periodo della corte di Spagna. Sotto Filippo II, la Spagna raggiunse l'apice della sua potenza nel mondo. Tale potenza, però, era caratterizzata anche da una forte ortodossia religiosa. Per quanto un figlio illegittimo possa essere considerato sconveniente, a un uomo era sicuramente permesso, figuriamoci se era il re. Più credibile è l'imbarazzo per il comportamento o il rifiuto di una donna, soprattutto se preferiva un capitano morto a sua maestà. Filippo II fu il più potente monarca europeo della sua epoca. Un aspetto estremamente controverso dell'uomo e del re sta di come veniva trattata la sua immagine sia da vivo che da morto. I suoi sostenitori infatti lo avevano dipinto agli occhi dell'opinione pubblica come un re gentiluomo, pieno di virtù. I suoi nemici invece lo dipingevano come un mostro dispotico e fanatico, incapace di intendere una volontà diversa dalla sua. Questa doppia leggenda di re buono e re malvagio aumentò anche dopo la morte, soprattutto perché Filippo stesso comandò che alla sua morte fossero bruciate tutte le sue corrispondenze, impedendo così a chiunque di investigare sulla sua vita privata. Ad aumentare il mistero ci fu una scoperta
risalente al 1960. Durante i lavori di costruzione della Banca di Castiglia, gli operai trovarono una piccola stanza murata, al cui interno era custodito uno scheletro di donna, con a fianco un pugnale e delle monete del XVI secolo. Forse le avevano lasciato quelle monete come risarcimento per il mancato funerale, forse per il pagamento di una prestazione che in verità non voleva essere data. E tu? Hai paura?